Grazie, grazie colonnello. Allora, mentre il colonnello faceva il meteo, avete sentito un applauso. Il colonnello si è spaventato perché non gli batte mai le mani nessuno, ha detto perché, ma l'ho detto. L'applauso era perché era entrato in studio Pippo Baudo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Quando si vede Pippo Baudo non si riesce a trattenerlo l'applauso. Grazie agli applausi, grazie del consenso. Era proprio voce dal cor fuggita, quando ti hanno visto hanno fatto le mani per la gioia di vederti e anche per l'attesa, perché devo dire che quella cosa che abbiamo fatto 2 settimane fa, raccontare un po' di storia della TV, è piaciuta, il pubblico l'ha gradita. Ma perché ripescare queste cose della memoria, il passato, come siamo arrivati a questo punto, insomma, fa piacere. Lo so, io poi ti ringrazio perché io sono molto giovane, quindi molte cose non le so. Tu sei molto bugiardo. Vabbè, è chiaro. Vabbè. Fra me e te ci abbiamo un secolo di televisione sulle spalle. Se ci mettiamo a guardie arriviamo ancora più in là. Vabbè, allora incominciamo. È chiaro che la televisione partì nel 1954. Esatto, abbiamo raccontato cominciamo abbiamo raccontato anche delle censure, dei prurigi. Sì, la censura. A proposito di censura, adesso parliamo di una donna. E meno male. Perché le donne sono state sempre censurate, insomma, la bellezza femminile ha eccitato particolarmente non solo il pubblico ma i dirigenti della televisione italiana, che volevano un po' metterci una pezza, diciamo. Vedevano un pericolo per la Arrivò moralità. Dall'America una cantante, ballerina, ma bellissima donna, Abby Lane. Ah, me la ricordo. Abby Lane era la moglie di un musicista, Xavier Cugat, che era cubano. E dirigeva tenendo il cane sull'altra mano, con l'altra dirigeva, c'era il Chihuahua e dirigeva. Lui è stato quello che ha lanciato il Mambo. E Perez Prado era un suo allievo, capisci? Però non era invidiato per quello. No, insomma, era invidiato perché sta moglie è bellissima. Adesso ve la facciamo vedere, insomma, era piacente perché era anche una bellezza mediterranea, quasi nostrana, pur arrivando dall'altra.